Per cui questo abbinamento sacerdote carismatico è frequentissimo e praticamente quasi mai avviene che in questi gruppi pseudo-cattolici, ecco, ci sia un carismatico che non sia accompagnato o seguito, tra virgolette, ecco, da un sacerdote. Ecco, e poi sì, ci si potrebbe anche interrogare sulle cause, ecco, di questi fenomeni. Ovviamente sì, ci sono tante cause, non le si può enumerare tutte. La credulità è grande e sì, può essere dovuta a tanti fattori questa credulità. Prima di tutto approdano questi gruppi molto spesso delle persone che hanno dei grossi problemi e che si sentono dire dal carismatico che questi problemi verranno risolti. Per esempio nel gruppo di Gabriel Basmaggi generalmente approdano delle persone che sono sicure di essere in preda all'azione del demonio oppure che hanno dei problemi gravi, ecco, di salute, e allora Basmaggi promette loro, ecco, la liberazione. Oppure dei sacerdoti, a Don Rosario, per esempio, Padre Rosario, che il sacramentino che ha abbandonato la Chiesa Cattolica, ecco, ai sacerdoti dice: ma io vi renderò capaci di fare ciò che sto facendo io, cioè delle guarigioni e delle liberazioni, ecco, del demonio. Delle persone quindi che abboccano perché si sentono promettere una liberazione, una guarigione, una risposta quindi immediata o quasi, ecco, ai loro problemi. E c'è questa consapevolezza anche di essere tra gli eletti, no? E soprattutto quando questi gruppi, come avviene generalmente, ecco, quando questi gruppi si sviluppano in un contesto apocalittico. Apocalittico vuol dire che a un certo momento ci si aspetta che o avvenga la fine del mondo oppure che avvenga una conflagrazione universale dalla quale queste persone sono convinte di uscire immune, ecco, di uscire senza danni, un po' come avviene del resto dei testimoni di Geova. Io mi ricordo che una volta un testimone di Geova mi disse, proprio per il fatto che accettavo di discutere con loro, ecco, che io ero già nell'arca, che ero già un salvato che sarebbe sfuggito alla battaglia, ecco, di Armageddon, no? E quindi questa consapevolezza di essere tra i eletti, e poi dopo il resto segue, ovviamente, perché queste persone finiscono col staccarsi completamente dalla Chiesa, o quasi dalla Chiesa Cattolica, perché hanno la certezza di avere un collegamento diretto e preferenziale con Dio, che poi si sostituisce senz'altro al legame con la Chiesa ufficiale, che poi viene considerata come corrotta, come sclerotizzata oppure come infiltrata dalla massoneria. Ancora una volta, per citare Gabriel Basmaggi, mi ricordo bene che nel suo gruppo si diceva che non avevano il diritto canonico, cioè si vantavano di non fare riferimento a un codice di diritto canonico, come per dire che erano sganciati dalle regole, che facevano affidamento soltanto all'amore, alla carità, eccetera. E quindi senz'altro lo sganciamento della Chiesa Cattolica avviene quando uno praticamente è convinto di essere tra gli eletti e di avere un collegamento diretto con il cielo, insomma. Bene, poi vorrei chiedere, per quanto riguarda il carisma profetico nella Chiesa primitiva, potresti dire qualcosa al riguardo? Perché qui, quando parliamo di questi gruppi, in genere si fa riferimento al profeta, il veggente, il visionario e così via. Sì. Nella Chiesa primitiva le cose come stavano? Anche la Chiesa primitiva era così piena di veggenti, com'era considerato il carisma profetico? Beh, il carisma profetico nella Chiesa cattolica primitiva, ecco, si è sviluppato in un modo molto diverso dal carisma profetica veterotestamentario. Mentre nell'Antico Testamento i profeti praticamente erano delle figure a sé stante, ecco, alle quali dovevano poi sottostare tutti i membri del popolo eletto, e il profeta parlava veramente ex cathedra in un modo molto forte a nome di Dio. Pensiamo a un Geremia, pensiamo a un Isaia, Ezechiele e altri, ecco. Nella Chiesa primitiva il profetismo non viene meno, assolutamente non viene meno, però
Contrariamente o diversamente da quello che avviene nel periodo pre-cristiano, ecco che il carisma profetico molto diffuso nelle varie comunità viene sottoposto al vaglio della stessa comunità, cioè il profeta non è assolutamente una persona che è staccata dagli altri membri della comunità, ma una persona che viene sottoposta al vaglio, al discernimento di tutta la comunità, e questo è molto importante. Nella Chiesa Cattolica poi questo compito di discernimento e il vaglio di questi carismatici, ecco, è sempre stato affidato abitualmente, ma non esclusivamente, ma in ultima analisi al vescovo, ovviamente, perché c'è un grande rischio di sbagliare, ecco, per quanto riguarda le profezie. Non parlo soltanto delle false profezie, ma parlo anche dell'interpretazione erronea, ecco, di certe profezie. Basta ricordare per esempio la reazione di San Bernardo di fronte a una profezia di San Norberto, fondatore dei Premostratensi. San Bernardo dice: io ho domandato a Norberto che cosa sapesse intorno all'anticristo, ed egli mi ha dichiarato di aver capito per rivelazione in maniera certissima che sarebbe venuto nel tempo della generazione attuale, siamo nel 1100. Non condividendo con lui la sua convinzione, gli ho chiesto di espormi le sue ragioni, ma la sua risposta non mi ha soddisfatto. Capite che anche i santi possono prendere delle grandi cantonate. Sì, ed è per questo che è molto pericoloso ovviamente agire da soli, ecco, e senza un discernimento da parte di una comunità e da parte di chi rappresenta la Chiesa in particolare, in un modo esplicito, anche perché nel profetismo molto spesso ci sono delle persone che potrebbero essere dei carismatici, però rischiano di pensare di agire sempre da carismatici. A questo riguardo, per esempio, San Gregorio Magno dice che gli stessi profeti, credendosi per effetto dell'abitudine sotto l'azione divina, si smariscono affermando in nome del cielo delle ispirazioni che sorgono naturalmente nella loro mente, ma che non provengono da Dio. Ovviamente questi profeti, quando sono di Dio, quando si accorgono di aver sbagliato, modificano il loro giudizio, soprattutto quando è Dio a intervenire. Pensiamo a Nathan che risponde a Davide: sì, tu puoi costruire il Tempio di Gerusalemme, lo devi fare, eccetera. Poi la notte stessa Nathan riceve da Dio un messaggio nel senso contrario che invita Nathan poi a ritornare da Davide e dirgli che non sarà lui a costruire il Tempio assolutamente, no? Per cui è facile veramente scambiare le proprie ispirazioni con delle profezie vere e proprie, e quindi il carisma profetico ha bisogno, e qualsiasi l'uso di qualsiasi carisma ha bisogno di essere vagliato e di essere accompagnato dal discernimento, nonché dalla preghiera della Chiesa. Ecco, bene, io farei intervenire al riguardo Monsignor Claudio Stagni, proprio perché essendo un pastore della Chiesa, vescovo, credo possa dire qualcosa di importante. Uno degli atteggiamenti tipici di questi gruppi è quello proprio di separare gli aderenti da tutto il resto, quindi di imporre dei tagli recisi al limite con le abitudini precedenti, con i familiari, con gli amici, per non dire poi con la Chiesa, con l'autorità ecclesiastica, della quale, per bene che si dice che è sotto la forza del demonio, e quindi appunto non capiscono, non possono accogliere, e quindi combattono, per cui il gruppo viene rafforzato da questo isolamento, e questo vaglio della comunità che si diceva nel garantire l'attività profetica viene meno del tutto. Ecco, io vorrei chiedere l'eccellenza, ad esempio, visto che anche persone che poi sono state canonizzate dalla Chiesa hanno fatto profezie sbagliate, a questo punto è opportuno
dire ai radioascoltatori a chi compete effettivamente dire se è una profezia autentica o meno. Ma finché le profezie riguardano avvenimenti si possono anche sbagliare, e nel senso che non sono quelle le cose che salvano. Ecco, il carisma profetico nella Chiesa Cattolica è in ordine a una salvezza, e in questo la Chiesa ha il carisma della verità garantita dallo Spirito Santo, quindi su queste cose, quindi il come si vive il cristianesimo, cos'è bene, cos'è male, cosa vero, cos'è falso, su questo la Chiesa non si può ingannare, non inganna. Ecco, che poi un santo abbia detto che, non so, pioveva, poi non è piovuto, questo non fa male a nessuno, se non a chi aspettava la pioggia. Oppure che sta arrivando l'anticristo e poi non è arrivato, cioè effettivamente... Sapete poi che cos'è, insomma, quindi... Comunque, da quello che posso capire, alla fine l'ultima parola spetta al Magistero della Chiesa. Ma fin tanto che la Chiesa di Cristo è fatta così, direi di sì, e poi dopo se invece qualcuno la cambia, non so cosa dire. Ma penso che proprio non cambierà fino alla fine dei tempi. Cioè, il problema è questo, che cioè, le persone in qualche modo devono rifarsi alla Chiesa, inutile, perché se corrono dietro a un profeta da una parte, un visionario dall'altra, corrono il rischio proprio di perdere di vista quello che è il nucleo della rivelazione, che è il cui deposito è in mano alla Chiesa. E poi il tempo si premura sempre di dimostrare che hanno scelto sempre in peggio, quindi ecco. I conti non valeva neanche la pena. Ma adesso vedremo poi altri esempi. Spero che abbiamo qualche problema con padre Paolo Berti. Se ci sta ascoltando, gli chiederei di appoggiare, di staccare la linea telefonica, perché risulta sempre occupato e non riescono dalla regia a collegarsi con lui. Poi ora desidero, fino ad ora abbiamo parlato di gruppi e movimenti che chiaramente sono fuori dalla Chiesa o nei confronti dei quali c'è stato un pronunciamento dell'autorità ecclesiastica. Ora esistono anche gruppi e movimenti sui quali non ci sono ancora pronunciamenti dell'autorità ecclesiastica, e che si muovono però sempre nell'ambito cattolico, e ascolteremo alcuni interventi su gruppi di questo tipo. Naturalmente, per quanto riguarda i gruppi e movimenti del primo genere, non è che quelli che abbiamo citato siano gli unici, ce ne sono tantissimi. Ad esempio abbiamo i seguaci di Luigi Gaspari, sui quali c'è stato anche un monito di Monsignor Stagni, oppure abbiamo il gruppo guidato da un certo Barberio che opera in diocesi di Bologna, seguito da alcune ragazze. Anche lì c'è stato un intervento di Sua Eccellenza con quale dichiarava che il gruppo non aveva alcun riconoscimento dall'autorità ecclesiastica. E poi ce ne sono tanti altri, chiaramente al di fuori, come i seguaci di Luigia Papparelli, i seguaci di Mamma Lucia, i seguaci di Roberto Casarin. Abbiamo anche un gruppo, i piccoli apostoli di Maria, se non vado errato, seguaci di Mamma Gemma, e così via. Ce ne sono un'infinità, gruppi nei confronti dei quali c'è stato un monito, un intervento di qualche tipo da parte della Chiesa. Ora, come dicevo prima, esistono anche gruppi nei confronti dei quali ancora l'autorità ecclesiastica sta facendo delle indagini, sta raccogliendo testimonianze, però non per questo meno problematici. Ad esempio, cominciamo con la testimonianza di una persona dalla Germania che ha la figlia coinvolta all'interno e che non vede da alcuni anni, peraltro, all'interno di un gruppo che vive nella Foresta Nera guidato da un sacerdote cattolico. È in contatto con noi? Sì, io sto al telefono. Ah, ecco. Spero bene. Che mi sentino. Dica pure, può raccontare un po'. Sì, ecco, noi ci troviamo a Heidelberg, a 90 km a sud di Francoforte.
Il 3 aprile 1995 nostra figlia è stata portata via da una guida capo dei degli esploratori cattolici del padre Hönisch. E questa guida capo aveva allora 28 anni ed è venuta improvvisamente qui a casa e evidentemente c'era stata una telefonata con nostra figlia e se l'è portata via. E noi non potevamo far nulla per evitare questo perché c'era solo mia moglie a casa e la ragazza va via e noi siamo disorientati, telefoniamo subito alla famiglia di questa guida capo a Furtwangen nel sud della Foresta Nera e riceviamo un rifiuto totale di dare spiegazioni dicendo che noi non dobbiamo domandare quello che fa nostra figlia perché nostra figlia oramai ha già 21 anni. E noi siamo molto disorientati, informiamo naturalmente il capo indiscusso di questi esploratori, il padre Hönisch, e che si è sorpreso ma non ci aiuta al momento, non sa che dire. E allora il giorno dopo andiamo nella Foresta Nera per vedere che cosa c'è. Veniamo di nuovo rifiutati a casa di questa amica, ma capiamo che la nostra figlia Katarina è lì nella casa, ma che al momento non sarebbe raggiungibile. Giriamo nei paesi vicini cercando di ricordarci di qualche punto di riferimento e troviamo per caso nostra figlia presso la chiesa di un paese a 10 km di distanza accompagnata da questa amica che ora sarà sempre indivisibile con lei in base alle osservazioni che abbiamo fatto noi. E noi incontriamo 19 ore dopo che è andata via nostra figlia, la incontriamo come inebetita che non sa più trovare le parole per parlare e nel giro di 2 ore ci dice delle frasi strane, ossia io ho una missione superiore, non ho bisogno dello studio, una persona che è un prete e ci guida, io non posso dire il nome a causa dei nemici e ho nostalgia per la mia cella dove io avrò pace. Questo è il risultato di un trattenimento disturbato dalla madre e dall'amica e nostra figlia ci comunica soltanto queste poche frasi nel giro di 2 ore. Nel frattempo come è venuta la madre e sono venuti anche in un'auto 2 persone che per noi in quel momento sono misteriose, un uomo di circa 60 anni e una donna forse più giovane come ci appariva, che ci osservano da un'auto. Noi capiamo che qui è successo qualcosa di singolare e ci viene in mente qui c'è una setta, qualcuno ha avuto un influsso su nostra figlia, come si può cambiare una persona nel giro di 19 ore? Comunque attualmente sua figlia è già 2-3 anni che non ha più rapporti con voi. Da allora non l'abbiamo più potuta avvicinare e poterle parlare. E vive in... Noi veniamo rifiutati. E nel frattempo abbiamo fatto delle indagini che ci hanno portato in maniera sommaria a questo quadro, ossia il prete che c'è sullo sfondo è il prete Saval Weichmann, incardinato nella arcidiocesi di Paderborn, nella Vestfalia. Questo prete è stato pensionato molto presto, quando era 41enne nel 72 e poi definitivamente nel 75, per ragioni si dice obiettive di salute. E nel 1987 c'è stato a Warstein, nella Vestfalia, un incontro che si era formato intorno ad un visionario, ad un veggente
e australiano di nome Cam, che è venuto in Germania per propagare una missione particolare di riunire intorno a sé i veggenti mariani. Il suo nome, diciamo, d'arte si chiama Little Bethel, e che vuol dire in inglese piccolo grano di sabbia o piccola roccia. Ora, in questo incontro ci doveva essere questo Sava Weichmann, che sarebbe stato salutato come il caro veggente della Vestfalia. Comunque, guardi, ora abbiamo poco tempo. Sì. Direi che abbiamo già capito un po' il problema. Attualmente sua figlia vive in questa comunità all'interno della Foresta Nera, guidata da questo prete, e all'interno della comunità ci sono anche alcuni veggenti che riceverebbero messaggi. Ci sono due veggenti, due donne che danno messaggi diretti del Salvatore, e hanno una teologia singolare, e significa che al di sopra della Trinità c'è anche un reggente sacrosanto. Poi le persone sarebbero, gli appartenenti di questa setta sarebbero reincarnazioni di Giovanni Battista, di Santa Caterina da Siena, della figlia di Maometto e così via. Per cui c'è uno sfondo eretico e c'è uno sfondo visionario molto intenso, perché i messaggi vengono prodotti con molto numerosi, e si hanno all'incirca 2-3 pagine al giorno. In questi messaggi si riconosce una megalomania, forse una schizofrenia, e sempre la minaccia della perdere la salvezza se non si fa quello che c'è in questi messaggi. Bene, io la ringrazio e speriamo che l'autorità ecclesiastica possa veramente cominciare a fare qualcosa, anche per cercare di darle una mano, perché effettivamente non essere rifiutati da una figlia per dei genitori e non essere più cercati per tanti anni non è una cosa normale. Sicuramente. E credo che sia già un sintomo che può far capire la non bontà di certe comunità. Ad esempio, c'era chi tendeva a paragonare l'entrata in seminario o in una comunità religiosa all'entrata in un gruppo discutibile religioso, spiritualista o parareligioso. Io credo che questo aspetto sia molto importante per poter discernere la differenza che c'è da questo tipo di entrata. Ad esempio, quando una persona ha una vocazione religiosa autentica non rifiuta mai la famiglia. Cioè, eventualmente ci potrà essere l'opposizione della famiglia nei confronti della persona che entra in seminario, in convento. Ma non viceversa, cioè la persona che rifiuta di incontrare e di vedere i genitori. Nelle comunità che ritengo siano equivoche abbiamo invece l'aspetto diverso, c'è proprio la persona che non vuole più mantenere i rapporti con la famiglia, che vede la famiglia male, che la vede negativamente, come affetta da influenze malefiche, maligne e così via. Io comunque la ringrazio del suo intervento e ora do la parola a padre Paolo Berti, che doveva già intervenire prima parlare di alcuni aspetti importanti legati sempre al tema di questa trasmissione. Sì, pace bene carissimi amici, prima c'era un cappuccino, padre Valeriano, mi dispiace tanto delle sue vicende, e qui c'è un altro cappuccino che la pensa molto ma molto diversamente da padre Valeriano e da tutti, e almeno aiutandomi il Signore, voglio perseverare fino alla fine dei miei giorni, è vero, da tante persone, è vero, che si presentano, come già abbiamo visto, degli inviati da Dio. Il fenomeno, io faccio il predicatore itinerante, molto spesso anche l'autostoppista, è un fenomeno molto più vasto di quello che si pensa, non facilmente contenibile. Mi ricordo l'altro anno, nella trasmissione del 5 febbraio 1996, appunto, 2 anni fa ormai, dicevo che ne avevo trovato una 50ina di volumi e volumetti,
Adesso devo dire che ne ho trovato una sessantina. In questo tempo ne sono giunti, sotto le mie osservazioni, altri 10, fra i quali appunto anche quello di Don Claudio Gatti, quando si presentò con la sua veggente in una chiesetta lì nei dintorni di Cento, e lì intervenimmo subito presso l'arcivescovo, il vescovo Claudio Stagni, qui presente nella trasmissione, e tutto quanto si concluse con questa presenza. Ecco, il fenomeno è molto più vasto di quello che noi possiamo immaginare, tanto che sarebbe il caso di dare alcuni criteri di primo discernimento dei fedeli, perché evidentemente fanno breccia certi messaggi, fanno breccia certi opuscoli di circa 50-60 pagine. Uno se li trova dentro la propria chiesa, infilati tra i banchi, e se li ritrovano in un'altra chiesa, vengono distribuiti con uno zelo veramente notevole, ci sono dei zelatori, e quindi uno si ritrova di fronte a questo messaggio e soprattutto si ritrova di fronte a una persona che è convincente, che presenta la cosa come una grande meraviglia, e uno si trova veramente sguarnito. E questo fatto è vero. Il nostro cristianesimo non sempre ha quella maturità che noi ci augureremmo che avesse, è fatta di persone che hanno una fede molto ambientale, molto sentimentale. Ci sono molti che sono facili alla creduloneria, e basta presentare loro che ha parlato la Madonna, che ha parlato il Signore, tanto è vero che Gesù nel Vangelo si premura di dire: quando diranno è là, non ci andate, non ci credete; quando diranno è da un'altra parte, non ci andate. E quindi è un aspetto che va continuamente aiutato, di difesa, che va aiutato. Io credo veramente con San Paolo che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta, e che queste cose alla fine creano una pietà che ha soltanto l'apparenza della pietà, ma non ha la forza della pietà. E anche qui cito, è vero, San Paolo, e non credo neppure veramente, sinceramente, per quanto questi messaggi vengono letti cattolicamente, perché è vero, il nostro popolo li legge pur cattolicamente, facendo mille giravolte li giustifica, li accetta così, ma questo è il punto, è che il popolo, quando entra in contatto con queste cose, non cresce nella preghiera, viene bloccato, si trova bloccato innanzitutto da un linguaggio che è alienante. Se noi ascoltassimo, è vero, certe prediche, una predica, no, fatta da un prete, no, in cui così c'è il linguaggio di certe delle apparizioni, tante apparizioni, è inutile nasconderlo, uno rigetterebbe immediatamente quella parola. Ma dico, ma cos'è matto, cos'è alienato, passa di palo in frasca, dice delle cose banali. Ma il fatto che è scritto in un libretto e che si presenta come un messaggio rivelato, è la Madonna che parla, ecco che crea una forte suggestione. Questi libretti normalmente sono preceduti da alcune indicazioni. Ne ho qui presente uno, forse dispiacerà qualcuno che mi ascolta, a cui fa capo questo libretto, ma il dovere di dire le cose è necessario anche per il bene suo. Ecco, la voce dello spirito è un gruppo che fa capo Fede, Speranza e Carità. Ecco, questo opuscolo, ma lo fanno tutti quanti gli opuscoli, è pubblicato avvalendomi del decreto di Paolo VI del 14 ottobre 1966. Ecco, innanzitutto è perfettamente inutile invocare questo decreto. Dunque, la storia di questo decreto è questo: nel vecchio codice di diritto canonico del 1917 c'erano due canoni, il 1399 e il 2318, che furono abrogati da un decreto della Congregazione per la Propaganda della Fede il 29 dicembre del 1966, atti apostolici della Santa Sede numero 58 e 16. Il decreto venne poi approvato da Sua Santità Paolo VI il 14 ottobre 1966. Che cosa dicevano questi due decreti? Semplicemente, il primo faceva un elenco delle proibizioni dei libri da non pubblicarsi, ecco, libretti che narrano nuove apparizioni, rivelazioni, visioni, profezie, miracoli, attualmente libretti senza l'imprimato.
Poi il canone 2318, che parlava delle pene, diceva autores ed editores, e qui sine debita licenzia, e presentava la scomunica. Ora, questa scomunica non c'è più e i due canoni sono stati tolti, ma ahimè è vero per coloro che vogliono avvalersi di questo discorsetto che non ha consistenza. Il codice del 1983 al titolo quarto dice con precisione: gli strumenti di comunicazione sociale, in specie i libri, è vero, è canone 823, perché sia conservata l'integrità della verità della fede e dei costumi, il pastore della Chiesa nel dovere e il diritto di vigilare che non si arrechi danno alla fede o ai costumi dei fedeli con gli scritti o con l'uso degli strumenti di comunicazione sociale, parimenti di esigere che vengono sottoposti al proprio giudizio prima della pubblicazione gli scritti dei fedeli che toccano la fede o i costumi, e altresì di riprovare gli scritti che portino danno alla retta fede e ai buoni costumi. E dunque l'imprimatur, l'osservazione, è vero, di una curia, è vero, di un vescovo, è necessario anche appunto con il nuovo codice. E non è perfettamente leale il scrivere in basso pro manoscritto, no? Come manoscritto, perché non è un manoscritto, è una pubblicazione, è una vera e propria, è vero, un vero e proprio inganno il presentare per manoscritto quello che invece non è niente affatto un manoscritto. Se tu vai, è vero, a presentare questo alle Poste e Telegrafi, non te lo fanno pagare per manoscritto, ma è una stampa vera e propria. Se è manoscritto ti danno un altro peso di francobollo, è evidente. Allora, poi vengono citati normalmente i decreti di Urbano VIII, benissimo, guardate che i decreti di Urbano VIII non dicono semplicemente questo, che anche quando ci fosse l'imprimatur, ciò non significherebbe che il linguaggio, che l'insieme delle cose presentate come rivelate dalla Madonna o da Gesù bambino, eccetera, eccetera, è vero, sono considerate dalla Chiesa come fatti soprannaturali. Semplicemente la Chiesa dà l'imprimatur, ma però riserva a se stessa il giudizio della soprannaturalità dei fatti. Ecco, innanzitutto quindi cominciamo a sbarazzarci, è vero, da questo strano, è vero, insistere sul decreto di Paolo VI del 14 ottobre 1966. Di fronte a questi scritti io consiglio innanzitutto di non avere paura di esercitare i propri poteri critici. Ecco, voi tutti quanti avete il santo, dice, è vero, Giovanni nella prima lettera, e sapete che il santo è una unzione, lo Spirito Santo, il quale vi conduce alla verità. Naturalmente noi siamo in comunione con il Magistero, per cui se fossimo distanti da esso, il santo non l'avremmo più di certo. Ecco, molti sentendo, dicevo prima, che è la Madonna che parla, rimangono nella loro fede molto sguarnita, presi, e una creduloneria latente in loro incomincia a farsi sentire. Ecco, nessun problema, fratelli, amici, se si scarta il messaggio. Non si deve pensare, se poi fosse vero, allora io offendo la Madonna, offendo il bambino Gesù. No, voi glorificate la Madonna e il bambino Gesù, perché semplicemente agite con grande prudenza. Bene, padre Paolo, ora ti fermo qua, altrimenti non riusciamo. Perfetto. Con qualche altro intervento, più le domande dei radioascoltatori. Benissimo. Comunque rimani in linea perché ci saranno poi commenti. Va bene. Ora un altro intervento è da Chieti, da parte di Anna Maria Campana. Buonasera. Buonasera, sulla comunità di padre Tomislav Vlasic. Esatto. Dunque, questa realtà viene a svilupparsi nella nostra diocesi già da diversi anni a questa parte, e tutto ciò che verrà detto in questa sede trova l'appoggio su testimonianze dirette da parte di persone che hanno avuto contatti e in qualche modo sono stati coinvolti in questa realtà, in questo gruppo, e che hanno raccontato la loro esperienza mettendo in evidenza quelli che sono i chiari errori teologico-dottrinali ma anche pratici, contestuali,
e che ci hanno quindi consentito di fare una disamina del caso abbastanza precisa. Premettiamo anche che il vescovo della diocesi si interessa a questa realtà, a questo caso, e sta cercando di esaminarne tutte le caratteristiche, tutti i punti, proprio perché non c'è ancora chiarezza e definizione riguardo all'andamento di questo gruppo. E padre Tomislav Vlasic viene da tutti conosciuto come uno dei direttori spirituali dei veggenti di Medjugorje, è collegato quindi alle apparizioni della Madonna di Medjugorje. Era all'inizio collegato a queste apparizioni in quanto egli è stato effettivamente uno dei direttori spirituali dei veggenti, ma da un certo momento in poi, dal 1986, ha cominciato a dare credito, e questo il grosso pubblico non lo sa, ad una signora o signorina tedesca, certa Agnes Eupel, che si è fatta portavoce di presunte rivelazioni da parte della Madre di Dio, rivelazioni che andrebbero a completare e a perfezionare quelle già date dalla Madonna in maniera ufficiale attraverso i messaggi del 25 di ogni mese a Medjugorje. Padre Tomislav Vlasic si è fatto paladino di questa... in maniera ufficiale per chi ci crede. Certo, certo, anche perché non c'è un pronunciamento ufficiale. Certo, ma per chi ci crede diciamo che sono i messaggi ufficiali della Madonna che parla ogni 25 del mese. Da notare che non c'è ancora nulla nella letteratura, almeno riguardante Medjugorje, che riconosca l'Agnes Eupel come una delle veggenti di Medjugorje, e pare che non ci sia proprio alcun avallo da parte della Madonna attraverso i cosiddetti messaggi ufficiali ai messaggi proposti invece dalla tedesca Eupel. Padre Tomislav Vlasic si fa portavoce di questi messaggi e a nome di questi fonda un gruppo di preghiera e di discernimento vocazionale, iniziando proprio nella diocesi di Parma una comunità che vede anche un po' come protagonista una delle veggenti ufficiali di Medjugorje, Maria Pavlovic. Intanto dobbiamo dire che prima era Medjugorje, poi su richiesta del vescovo di Medjugorje, di Mostar, Monsignor Zanic, sì, ha dovuto abbandonare la parrocchia di Medjugorje nell'84, esatto. Poi si è spostato in Italia. Esatto. E qui a Parma si è creato questo gruppo che però nel tempo ha cominciato a dare dei segnali di errori dottrinali, teologici, comunque di qualcosa che non rientrava più nel contesto di ortodossia. Tant'è che la stessa veggente Maria Pavlovic si è allontanata da questa esperienza, ma soprattutto perché si è forse sentita in qualche modo strumentalizzata in un opuscoletto, in una lettera che io ho davanti, lettera di padre Tomislav Vlasic datata 25 marzo 1988, è intitolata Una chiamata nell'anno mariano, in cui padre Tomislav parla di questa esperienza con la tedesca Eupel attraverso la quale la Madonna parlerebbe, e dice di aver chiesto in qualche modo alla Madonna attraverso Maria Pavlovic l'approvazione dell'opera intrapresa dalla nuova veggente. E Maria, secondo quanto scrive padre Tomislav, avrebbe portato la risposta della Madonna datata 8 marzo 87, questo è un piano di Dio. Questa affermazione è stata smentita dalla Pavlovic in una lettera datata 11 luglio 1988 e da lei firmata, in cui afferma
Dai testi Una chiamata nell'anno mariano e dalla testimonianza che porta la mia firma appare che io avrei portato come risposta della Madonna ad una domanda di padre Tomislav: questo è un piano di Dio. Cioè appare che io avrei dato da parte della Madonna a padre Tomislav la conferma e l'approvazione esplicite dell'opera e del programma intrapresi in Italia. Ora dichiaro che mai ho chiesto alla Madonna una conferma qualsiasi per l'opera intrapresa da padre Tomislav e Agnes Eupel. Ora, bene, scusa, puoi ora sintetizzare proprio perché abbiamo pochissimo tempo. Mi rendo conto, anche se purtroppo questa realtà necessiterebbe di veramente... Lo so, ma... Allora io volevo innanzitutto puntualizzare quelli che potrebbero essere alcuni elementi teologico-dottrinali. Ma uno o due, guarda... Sì. Al massimo devi far tutto all'interno di un minuto di tempo. Ok, allora mi ricollego già a una testimonianza precedente in cui si diceva che nel momento in cui delle rivelazioni private, pseudo-rivelazioni, cominciano ad avallare l'obbedienza diretta a Dio, scavalcando i superiori o il superiore, già lì si può cominciare a pieno diritto a dubitare della validità di queste rivelazioni o di queste affermazioni. Io ho davanti alcuni numeri di una rivista pubblicata da questa comunità di preghiera Eucaristia Vivente, in cui si dice che bisogna preferire l'obbedienza diretta a Dio e lasciar da parte l'obbedienza ai superiori, senza specificare perché e quando questa obbedienza ai superiori non va fatta. Un altro elemento che mi sembra importante e che è un po' caratteristico di questi gruppi che si mettono al margine proprio del cattolicesimo è la chiusura rispetto all'ambiente esterno. E sempre da queste riviste di Eucaristia Vivente si dice testualmente che bisogna accettare con molta selezione i neofiti affinché non disturbino coloro che già sono avanzati nel cammino di perfezione, ma soprattutto bisogna proteggersi e far discernere e vagliare tutto ciò che avviene nell'ambito della comunità, quindi comprese delle presunte rivelazioni, da parte di un collegio apostolico rappresentato proprio dai membri della suddetta comunità. Cioè non si fa alcun riferimento alle autorità ecclesiastiche, a vescovi o comunque a personalità competenti che possano discernere effettivamente la validità o meno di un percorso spirituale magari avallato anche da pseudo-rivelazioni. Ti ringrazio, anche perché questo poi è un argomento da riprendere sicuramente molto, perché è molto vasto, tantissime persone. Io leggo alcuni punti di una lettera scritta dall'attuale vescovo di Mostar, Monsignor Ratko Peric, inviata a padre Emanuele Scaltriti, che dà alcune indicazioni riguardo al gruppo di Tomislav Vlasic e di Agnes Eupel. E in un punto della lettera mi ha autorizzato personalmente il vescovo Monsignor Peric a leggere, in un punto della lettera si dice che Maria Pavlovic, la cosiddetta veggente di Međugorje, allora membro di quella comunità, prima scrisse una sua testimonianza come aggiunta alla detta chiamata e poi ne diede una secca smentita. Poi sempre più avanti la lettera di Monsignor Peric riporta, secondo la lettera del parroco di Međugorje del 9 marzo 95, nel territorio della detta parrocchia esisteva anche la comunità Regina Pacis Totalmente Tuoi. Il vicario generale della diocesi chiese alla detta comunità se avesse il permesso del vescovo diocesano precedente in conformità al canone 609 paragrafo 1 del codice di diritto canonico, non si ebbe alcuna risposta. Quindi la detta comunità, cioè la comunità di padre Tomislav, non ha ottenuto mai da parte della competente autorità ecclesiastica alcuna accoglienza pastorale o approvazione giuridica né permesso di costruire un convento, casa o chiesa, né di fissare la sede nel territorio della diocesi di Mostar Dubno.
Non è stato neppure dato per scritto da parte di questa curia né a Tomislav Vlasic né alla sua comunità alcuna licenza di raccogliere offerte per qualsiasi istituto, fine pio o ecclesiastico in Italia o altrove. E questa comunità a Medjugorje sta costruendo una enorme casa di preghiera raccogliendo offerte in tutta Italia. E vorrei aggiungere brevissimamente una cosa, e cioè che purtroppo, probabilmente proprio per ignoranza dei fatti, alcuni sacerdoti anche durante delle omelie si fanno portavoci di questa raccolta di offerte per questa opera. E i fedeli in buona fede danno somme di denaro per far proseguire la costruzione di questa casa. Bene, allora io ti ringrazio di questo intervento. Purtroppo avremmo avuto anche altri due interventi, uno su un gruppo di Modena guidato da una certa Guglielmina, anche questo gruppo legato in qualche modo a Medjugorje, e poi su un... la comunità opera della nuova evangelizzazione che opera in Calabria e in Sicilia, guidata da una veggente e sempre in questo caso da un sacerdote. E anche queste sarebbero comunità abbastanza equivoche. La prima, guidata da una certa Guglielmina di Modena, si chiama, se non vado errato, Insieme con Gesù. Però purtroppo non riusciamo a parlarne perché molti interventi sono andati oltre il tempo prestabilito, e dobbiamo dare la possibilità anche ai radioascoltatori di fare qualche intervento. Mi scuso anche con gli ospiti che non hanno potuto parlare, ma purtroppo i tempi sono molto ristretti. Pronto? Pronto? Sì. Aspetta, volevo fare un piccolo intervento. Da dove chiama, signora? Breve, perché... Io telefono da Roma. Dica. Volevo dire questo, sono contento che ho preso la linea questa volta, perché io proprio veramente sono contro questi gruppi. Può parlare con voce più alta. Ecco, sono contro questi gruppi, queste visionarie, questa gente che non ha un rispetto per la Madonna. Cioè, e io mi meraviglio anche come, perché Padre Livio dà questi messaggi a Radio Maria di Medjugorje, e io non accetto neanche quello. Voglio dire che non è possibile che abbiamo una Madonna così chiacchierona. Padre Duroldo diceva che la Madonna è l'eterna taciturna ed è sempre presente. L'unico messaggio che non è stato mai detto dalla Chiesa sono: fate quello che egli vi dirà. Qui comincia a parlare e qui finisce. Quindi tutte queste visionarie, questa gente che io non capisco se sono veramente cristiani o se sono dei folli, ecco, come si fa ad accettarli? Io voglio dire, bisogna... Bene, signora, ma abbiamo già capito la sua domanda, le risponde Sua Eccellenza Monsignor Claudio Stasi. Dunque, intanto nessuno è tenuto a credere a delle rivelazioni private della Madonna o di altri soggetti soprannaturali che si rivolgono tramite appunto persone per inviare messaggi. Normalmente si dice che queste sono grazie, benefici personali per chi li riceve. Ecco, è chiaro che uno che si trova di fronte ad una realtà di questo tipo soprannaturale, a seconda della, come dire, obiettività che lui riesce a riscontrare, pensiamo a Lourdes, pensiamo a Fatima, per fare due esempi classici, ecco, e rifiuta questo dono, è chiaro che soggettivamente avrà poi lui una responsabilità o meno di rifiuto della grazia, ma di per sé sul piano della rivelazione, del contenuto di verità che si può essere, la rivelazione cristiana è finita con l'ultimo apostolo, quindi non abbiamo niente da imparare di nuovo, e quindi nessuno si può dire che sia fuori della Chiesa, della fede cattolica, se non accetta una rivelazione privata. Ecco perché poi Radio Maria diffonda il messaggio di Medjugorje, bisogna chiederlo a Padre Livio. Bene, sentiamo un'altra domanda. Pronto? Sì. Allora, sono Emilio, chiamo da Parma e mi rivolgo in modo particolare a Monsignor Stani.
E cioè la mia è un momentino forse al suono un pochettino così polemico, ma vuole esserlo naturalmente in chiave naturalmente di difesa dei nostri valori di cattolici. E cioè io dico questo, ecco, ma perché non cerchiamo di vedere innanzitutto un problema enorme? E cioè a me consta che oggi nell'ambito della nostra Chiesa, quindi non gruppi marginali, ma nell'ambito dei fedeli e di coloro che autenticamente si dicono e sono felici di dirsi cattolici. Ecco, perché non mettiamo il dito nella piaga e non vediamo che all'interno della nostra Chiesa abbiamo fior fiore di sacerdoti, e questo io lo posso testimoniare serenamente, che di fatto negano il mistero della presenza reale di Cristo nella Eucaristia. E qui siamo su cose molto grosse, dalle quali poi purtroppo nascono e fuoriescono tutte queste cialtronerie, perché queste sono vere e proprie cialtronate identificabili da chiunque. Perché non diciamo, per esempio, che consentiamo nelle nostre chiese pensa di scandali di ogni genere, di ogni tipo, senza che nessuno intervenga, e mi riferisco naturalmente ai nostri vescovi. È assurdo mettere dei cartelli che sono appena appena leggibili sul come vestire, sul come comportarsi nella casa del popolo di Dio, se poi non si fanno rispettare. E da ultimo dico un'altra cosa. Ci troviamo in presenza di sacerdoti che negano di fatto, virtualmente, la presenza dell'inferno. Ci troviamo in presenza di sacerdoti che negano virtualmente verità di fede riguardanti il sacramento della penitenza. Allora io a questo punto voglio dire, io apprezzo molto gli sforzi che state facendo per aiutare la gente a capire di stare alla larga da questi gruppi, ma credetemi, è molto più facile difendersi da questi gruppuscoli comunque mascherati che da coloro che invece quotidianamente esercitano il ministero e di fatto sono i primi propalatori di teorie, di idee e di cose che sono quantomeno ereticali e che i vescovi dovrebbero combattere con la massima fermezza, cosa che a me a tutt'oggi nella mia diocesi di Parma, ma anche in altre diocesi di questa povera Italia, purtroppo non mi consta affatto. Ringrazio per la risposta che ascolto per radio. Ma io non mi sento di accettare una generalizzazione di questo tipo riguardo le cose che sono state dette, ecco, che ci possono essere delle posizioni, delle situazioni dell'uno o dell'altro, per carità, purtroppo credo che anche questo non si possa negare. Ecco, che i vescovi non facciano il loro dovere, oddio, io spero che non sia vero, cioè, non sempre è facile saperlo, non sempre è facile essere informati in modo esatto. Io credo che sia proprio uno degli impegni grossi invece dei vescovi di richiamare l'impegno che hanno i sacerdoti non solo nel dire ma anche nel praticare, nel fare la liturgia come la Chiesa prescrive, quindi anche di celebrare il sacramento della penitenza nei modi e nei termini dovuti, ecco. Io spero che sì, quell'intervento che abbiamo sentito sia davvero esagerato, ecco, e che non corrisponda ad una realtà che mi auguro che sia un po' migliore, più positiva, ecco, altrimenti si avrebbero delle reazioni, io penso, dal popolo fedele molto più diffuse, ecco, di quello che invece non si hanno, ecco. E comunque se c'è qualche situazione che uno avverte che i preti non credono alla presenza reale, direi di no, insomma noi abbiamo avuto il congresso eucaristico con l'adorazione tutta la settimana e c'erano moltissimi preti, ecco, questo è un piccolo sintomo che smentisce che i preti non credono alla presenza eucaristica, insomma, che ci sia qualcuno che non so, la ridimensiona, dà più risalto alla celebrazione eucaristica che non all'adorazione, questo ecco, bisognerebbe riferirsi a dei fatti più precisi, insomma, comunque io mi sento di difendere i preti che conosco, anche se so che ci sono delle cose che effettivamente vanno riprese, vanno corrette, ma spero che i vescovi facciano la loro parte, da quello di Parma di prima
che era un bolognese di adesso, che è un bravo vescovo, e agli altri della nostra regione dell'Italia. Bene, sentiamo un'altra domanda. Pronto, sono Anna, ascolti, volevo dire, ma io sono andata a Medjugorje. Da dove chiama? I messaggi della Madonna. Da dove sono sempre, dico che io ci credo, però non bisogna mica dire, padre Livio ha detto, non siamo mica obbligati a crederci. Certo. E la chiesa lascia libero, dico, ma là c'è tanti sacerdoti, c'era là 7-8 mila persone, ci sono state là 200 pullman e tutti giovani, ma io dico che là la Madonna è vivente, insomma io la Madonna è là in quel posto e c'è la presenza. E dopo ognuno la pensa, insomma, certo, grazie di certo. Tutto l'avere io ascoltato. Signora, buonanotte, grazie. Fa bene a sostenere queste sue idee, c'è chi ci crede, mentre ci sono altri, come la signora che ha telefonato precedentemente, che non ci crede. Ha detto giustamente lei, padre Livio ha fatto un'affermazione equilibratissima e giustissima, che nessun fedele cattolico è tenuto a crederci per forza a questi messaggi. Noi abbiamo cercato di porre dei problemi non tanto sul fenomeno Medjugorje quanto su fenomeni collaterali che però hanno dei legami con Medjugorje, chiaramente, perché costituiti e portati avanti da padri che erano direttori spirituali divergenti, tipo il caso di padre Tomislav. Però già è un fenomeno che si è staccato, anche se afferma di fare riferimento a Medjugorje. Poi ripeto, uno può credere o non credere, come ha detto Monsignor Stagni prima, quello che conta è credere alla Sacra Scrittura, al Magistero della Chiesa, al deposito della fede che ci è stata trasmessa dalla Chiesa, alle apparizioni nessuno è obbligato a crederci. E se uno non ci crede può tranquillamente condurre una vita irreprensibile dal punto di vista cristiano con una persona che ci crede e ne può trarre giovamento. Ovviamente Medjugorje fino ad oggi non ha alcun riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa, questo va detto, ma lo dice anche padre Livio. Sentiamo un altro intervento. Pronto? Sì. Pronto, io sono Marco e chiamo dalla provincia di Ferrara. Io porterei un secondo la conversazione su un binario che mi sta molto a cuore, cioè il discorso di questi gruppi collaterali che vengono creati così, diciamo, ai margini del cattolicesimo, e purtroppo anche tante volte si incestano perfettamente nel nostro panorama cattolico. E di fatti noi qui nella nostra diocesi contiamo di fatti in diverse parrocchie tanti fedeli che fanno riferimento a queste spiritualità un tantino peregrine, se mi consente il termine, e minimizzando al massimo il ruolo della Chiesa e creandosi una spiritualità collaterale. Questo è il vero problema. E purtroppo però devo notare che ci sono anche certi sacerdoti, soprattutto diciamo personaggi che conosciamo noi qui in zona, che creano questi gruppi anche alimentando spesso speranze di frustrati genitori che hanno perso i figlioli per farli parlare con questi figlioli anche nell'aldilà, esperienze che vengono duramente condannate, ma queste persone agiscono nella più totale libertà e si invoca da più parti un intervento anche decisivo. Io sto cercando di muovere qualcosa, auguro che anche tanta gente che viene a conoscenza di queste cose metta al corrente i propri vescovi, perché senz'altro sono persone coscienziose che senz'altro si adopereranno per estirpare questi fenomeni deviati. Io la saluto e aspetto suo commento. Per le risponde Monsignor Stagni, poi sentiamo anche una risposta da parte di padre Dermine e padre Paolo Berti, perché con questi due interventi chiudiamo la trasmissione.
Sì, io direi che non si tratta di inseguire e perseguire tutti i singoli gruppuscoli e gruppetti che nascono e muoiono rapidamente anche, ma di prendere lo spunto da questa realtà per vivacizzare e arricchire la realtà delle nostre comunità cristiane, delle nostre parrocchie, dei movimenti, delle associazioni, insomma, dove la gente incontra la fede e vive il cristianesimo, ecco, essere più autentici, più veri, anche più vicini alle situazioni delle persone che si sentono davvero amate da Dio e in Cristo che continua la sua opera nella Chiesa anche attraverso le comunità reali dove la gente vive. Questo sarà il modo vero per ostacolare, impedire, ecco, che questo fenomeno insomma aggredisca ulteriormente altri fedeli. Bene, sentiamo padre Dermine e poi padre Paolo. Pronto, padre François? Pronto? Sì. Sì, allora, riguardo all'ultima domanda, concernente i gruppi che fanno praticamente spiritismo, ecco, effettivamente questo rappresenta un grosso problema attualmente in Italia, ma direi che c'è un certo movimento dei vescovi in particolare che prendono coscienza del pericolo di questi movimenti. Alludo principalmente per esempio al movimento della Speranza, che raggruppa molte persone, incluse purtroppo anche dei sacerdoti, che sono favorevoli, ecco, a queste comunicazioni con l'aldilà, ecco, con le anime dei defunti, ecco, magari a scopo consolatorio, sono delle persone, si dice, che sono afflitte dalla morte dei loro figli, giustamente, che cercano di mettersi in contatto con loro, la loro fede non reggerebbe se non avessero queste consolazioni, eccetera. Allora, sono dei fenomeni che rappresentano veramente un grosso pericolo, un pericolo dottrinale, perché senz'altro il Signore ha condannato queste cose già nell'Antico Testamento. E poi un problema anche che riguarda se posso dire, il mondo occulto, in quanto gli esorcisti sono d'accordo per dire che lo spiritismo è una delle cause principali, se non la causa principale, dei fenomeni, ecco, di infestazione, ecco, diabolica. Ecco, e comunque i vescovi, stavo dicendo, si stanno dando da fare, nel senso che non concedono più a questi movimenti quando si radunano, ecco, di svolgere le loro messe conclusive al termine dei loro convegni, ecco, in chiese della diocesi. C'è una grossa presa di coscienza. Purtroppo c'è ancora moltissimo da fare, penso che dovrebbe essere un maggior rigore nei confronti dei sacerdoti che favoriscono anche magari apertamente, ecco, questi gruppi, ecco, e che fanno leva, ecco, su una distinzione che non esiste. Loro dicono che esiste una buona medianità e una medianità che non sia buona, ma in realtà la Chiesa condanna la medianità, ecco, in blocco, e ho sotto gli occhi il numero 2116 del nuovo catechismo per la Chiesa Cattolica, nel quale, ecco, viene condannato, ecco, l'interpretazione dei presagi, delle sorti, i fenomeni, il ricorso ai medium, non dice il ricorso ai cattivi medium, ma il ricorso ai medium. Non esiste un buon medium o un cattivo medium. La medianità è un fenomeno che, ripeto, sempre nella storia della Chiesa e sin dall'inizio è stato condannato perché comporta molti pericoli. Bene, allora padre François, ti ringrazio di questo intervento. Purtroppo mi stanno dicendo dalla regia che non abbiamo più tempo, pertanto chiedo scusa a padre Paolo, al quale avevo chiesto di intervenire, e do appuntamento a tutti i radioascoltatori.